Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di iniziare il video vi volevo raccomandare di iscrivervi al canale perché è una cosa importantissima per farlo crescere, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Allora, oggi vi volevo parlare di due argomenti. Allora, il primo sono le due possibili cessioni che il Milan può fare per rinnovare il contratto a Donnarumma, che sarebbe veramente una cosa importantissima per noi, perché secondo me è uno dei pochi nel Milan che si merita i soldi che guadagna veramente. Allora, i due che possono essere ceduti a centrocampo sono innanzitutto che sì, che come vi ho già detto a me renderebbe molto felice, perché che sì, si può dare tanta quantità eccetera, ma tatticamente è un giocatore veramente ignorante. Poi verrebbe ceduto Krunic, che non ha quasi mai giocato in questa stagione, fra virgolette, corta al Milan, e quindi per questo potrebbe anche essere ceduto. Poi il terzo che potrebbe essere ceduto è Davide Calabria, e anche qui mi si trova d'accordo, perché è un giocatore che secondo me non è da Serie A, e starebbe andando verso il Bologna. Magari lì per lui è la sua, diciamo, la sua dimensione adatta. L'altra cosa di cui vi volevo parlare sono queste due mancate risposte alle convocazioni che ha fatto il Milan in vista della ripresa degli allenamenti, che dovrebbero, si usa sempre il condizionale, riprendere il 18 maggio, come detto ieri dal Presidente del Consiglio Conte. Allora, per quanto riguarda che sì, è una cosa che mi puzza onestamente, perché sì, è vero che c'è, come in quasi tutti i paesi del mondo, c'è il lockdown per questa emergenza sanitaria, però un giocatore di calcio professionista come Kessié, che guadagna milioni di euro, non posso credere che non si possa permettere un aereo privato per tornare a Milano dalla Costa d'Avorio. Ma vabbè, su questo io posso, io e non solo io, come
la maggioranza dei tifosi del Milan, penso. Possiamo anche soprassedere perché che sì, ci ha un po' stancato a tutti. L'altra cosa invece che mi preoccupa un po' di più è la mancata risposta di Ibrahimovic, che invece è stato, come è da lui, molto più diretto con la società Milan, e ha detto che lui sarebbe rimasto in Svezia per continuare ad allenarsi con l'Hammarby, che è una squadra di cui è, mi sembra, per il 27% proprietario. Adesso non ricordo la percentuale esatta, ma detiene delle quote di minoranza appunto dell'Hammarby. Questo comportamento, secondo me, anche se ti chiami Zlatan Ibrahimovic, quindi diciamo che ti puoi permettere un po' più degli altri giocatori del Milan, secondo me è inaccettabile. È inaccettabile perché tu sei un calciatore professionista e quando una società ti chiama, non puoi rifiutarti di entrare per gli allenamenti. È vero che in Svezia il lockdown per il coronavirus non è mai esistito, perché stanno continuando a fare un po' quello che vogliono, ma questo comportamento è secondo me inaccettabile. Ma io mi sento di spezzare una lancia a favore di Zlatan Ibrahimovic, perché in questo momento il Milan di chi è? Cioè non si capisce più nulla. C'è Boban, che è stato licenziato, Maldini, che sta per esserlo di fatto, perché una volta finita questa stagione, secondo me se ne andrà. Rimane solamente Gazidis. Ma voi pensate che uno come Gazidis possa obbligare uno come Zlatan Ibrahimovic a far rientro? Secondo me è una situazione abbastanza fumosa, ecco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao, sempre Forza Milan!